Ma il nome proviene da una frase di Don Milani, prendo in carico, e noi vogliamo prendere in carico. Alcuni hanno fatto ironia dicendo che ci siamo molti medici, in realtà in lista ci sono solo io e un anestesista, ma ci fa piacere, siamo la lista delle professioni, è vero, ma la lista anche delle persone comuni, la lista della umiltà. È il capolista Michele De Angelis a presentare Curiamo Arezzo nel giorno dell'inaugurazione del punto elettorale in Corso Italia. In questa lista ci sono avvocati, urbanisti di fama veramente importante, architetti. Vogliamo dare il contributo. Non è che non abbiamo la nostra visione politica. Io ho detto qual è la nostra visione politica, ma vogliamo rimanere liberi da vincoli stretti dei partiti che giustamente devono avere dei vincoli, perché un partito deve avere la sua minima disciplina. Il gruppo che corre per il centro-sinistra sostiene la candidatura di Luciano Ralli come prossimo sindaco di Arezzo. Questa lista è l'espressione della partecipazione anche della società civile a questa mia candidatura. Quindi sono molto contento di essere qui, siamo in tanti, alcuni sono amici, altri si sono avvicinati. D'altra parte, in questo momento difficile, dopo l'emergenza sanitaria, ora l'emergenza economica, tutti i cittadini devono così chiedersi se è il momento di metterci la faccia, di impegnarsi personalmente in questo momento, impegno politico che è però un impegno sociale per la città. La sede da adesso e per tutto il periodo elettorale sarà il luogo dove poter conoscere programmi e candidati, ma soprattutto un laboratorio per poter discutere di programmi e progetti. Sono stato uno dei promotori all'inizio per proprio creare questa lista civica, per dare qualcosa di diverso a questa città. Gente che ha il suo lavoro, ha la sua vita professionale e lavorativa e quindi di conseguenza non ha bisogno dell'amministrazione come fanno gli altri. Noi vogliamo dare una risposta diversa, noi vogliamo lavorare per i cittadini in generale, per tutti e per la nostra città, indipendentemente da tutto. Non abbiamo mire particolari, però vogliamo dare qualcosa di diverso, riportare questa città a livelli che era, dargli un futuro, perché attualmente oggi i politici non guardano al futuro ma guardano soltanto all'ieri e all'oggi e non guardano al domani, e quindi di conseguenza questo è il nostro obiettivo. Vediamo un po' se ci riusciamo.